Ma non vi ricorda lo stesso meccanismo di parecchi anni fa quando tutti hanno deciso di diventare DJ? Tutti volevano fare i DJ, tutti, chiunque uscivano dal Grande Fratello facevano i DJ. In realtà di DJ ce ne sono veramente pochi bravi in Italia. E uno di questi che ha saputo reinventarsi in toto è il signor Christian Marchi, che noi salutiamo. Cioè lui è veramente un pregiatissimo DJ che durante una pandemia, senza la possibilità di svolgere il proprio lavoro, è diventato una strota. Esatto, è un marchettaro. Con i suoi maglioni a vulva. Sì, però è bello, lui è bello, sempre patinato. Christian Marchetta. Sì, lui è Christian Marchetta, è il suo nome. Infatti da lui abbiamo preso spunto e creato questi due marchettari che sono Christian e Marco. Tra l'altro in due parti oggi, ci colleghiamo, prego. 2021, il mondo è cambiato e per ora non c'è un rimedio. Interi settori sono al collasso, le discoteche sono morte e insieme a loro anche i DJ. E il pubblico è rimasto chiuso in casa. Ma i DJ per sopravvivere sono disposti a tutto, come chiamare la gente a casa per intrattenerla. Loro sono Christian e Marco. Marco! Dai. Pronto, Ennio? Chi sei? Sono Christian, di Christian e Marco. Vai, zio! Cristiano quel bastardo! Ma che cosa c'è? Cosa vuoi? Senti, praticamente noi col fatto che continuavamo a chiamarti e metterti la musica ci hanno arrestato. Bastardo! Ma che sono già continuato a chiamarmi quando lavoro, da sbastardo, mi devi lasciare stare! Ennio, ci hanno arrestato! Ma meno male, bastardi, meno male! Il galero dovete partire, bastardi! Dove siete? Alla questura lì vicino al paese. Dov'è che sei tu? In quale paese sei? Perché devo dirti dove abito io? No. E io so dove la questura ti vengo a prendere. E ti riesco di botte, bastardo! Ma t'hanno preso insieme l'altro lavativo, tutte e due, sei felice! Sono qua, Ennio. Bene, bastardi! Senti! Dovete partire in galera, lavativi! Senti, ti prego, potresti venire qua in questura a dire che siamo due bravi ragazzi? Ma che bastardo, bravi ragazzi! Voglio proprio da vedere, vi dico tutto il contrario! Altro che bravi ragazzi! Perché continuate a rompermi le palle che sto lavorando! Ennio! Sono in mezzo alla sera che sto facendo l'otto! E poi mi chiami quando sono in giro col papone e sparo la merda! Ennio! Siete due bastardi! Dovete morire! Senti, visto che tu stai coltivando le cose, magari ci puoi portare una cassa di frutta, di fragola? Hai i pomodori? Le arance? Ma che gli ho messo per andare? Che ho appena messo adesso il pomodoro? Ma come cacchio te le porti i pomodori? Porca cos'hai? Ma che tempo di tirarli su, no? Cane! Beh, noi guarda, ci hanno detto che ci fanno stare qua quasi due mesi. Magari due mesi? Ma sì. Io tiravo... Te ne davo anche 6 mesi, bastardo! Te ne davo anche 6! Ennio, per favore, puoi venire qua in questura? Hai il pesante sto tempo, adesso sto lavorando! Tanto la terra, bastardo! Basta lì per lì per piovere, sei tutto un maltano di merda! Porca! Ma dopo, noi rimaniamo qua, dopo, quando hai finito di lavorare, puoi venire assieme a... Bene! Dio, no, ma te lo sento in quel culo, ma che sei tu animali, Pedro, tutta la lavata, ma che cosa devono fare con Pedro, ma ma la sera quando diventa buio o il pomeriggio nel campo ci sono le cicale.
lo fanno cazzolo! Se vai a prendere te le infili nel culo! Bastardo, sei lo salamativo! Siete due bastardi, ti dovete lasciare stare! E ne ho! Se basta, ti vedo, sta diventando tutto un malsano! Di merda! Porta sai che quando c'è brutto tempo che vedrai come andrà a finire? Lo scoprirete nella prossima puntata di Christian e Marco. Ma la mettiamo tra pochissimo dopo un disco di Christian Marchi, però precedenti. Bastardo, mi devi lasciare stare! Ennio, ci hanno arrestato! Meno male, bastardi, meno male! Ennio, per favore, puoi venire qua in questura? In quel pezzo sto tempo, adesso sto lavorando! Dopo, quando hai finito di lavorare, puoi venire assieme a... Pedro! 2021, il mondo è cambiato e per ora non c'è un rimedio. Interi settori sono al collasso, le discoteche sono morte e in... Ma i DJ per sopravvivere sono disposti a tutto, come chiamare la gente a casa per intrattenerla. Loro sono Christian e Marco. Sai che quando c'è brutto tempo che vedrai, vedo la ma porca non essere triste, magari un giorno di questi può passare in quella zona. Ma sulle mani, la vita è bella, sulle mani, balla con noi! Ma te le metto addosso le mani, ma te le metto addosso! Bastardi, Stai zitto un attimo! Ascolta bene, perché se sei triste e non ti piace la vita che fai, devi volare insieme a noi! Ma che ti faccio volare io delle pedate nel culo? Siete due bastardi, lavativi! Mi odio, cade nel blu, dipinto di blu. Voi siete peggiorando giorno per giorno, peggiorate giorno per giorno, porca Ennio, una cosa. Dovete cadere sempre me. Facciamo un altro, chiamo tua madre, la chiamo di Carlo, non hai voglia. Ennio, una cosa, guarda che nel tuo campo si aggira un nano. Nano, porco, andate a cagare, lavatini. Non sei contento, Ennio? Sono contento, come non sono contento? Poi adesso sono nervoso perché mi metti addosso, bastardo, che ti apro la testa come un melograno! Dai! Siete due animali! Dai! Sei contento? Non sono contento per niente! Ora ti rallegriamo noi, fai il trenino! Guarda, ti stanno seguendo anche i cetrioli. Ragazzi, come facciamo a spiegarvelo? È ovvio che è vero, non può essere finto, ed è ovvio che è assurdo, perché altrimenti non sarebbe in onda. Cioè, se non fosse così squilibrato mentale, ragazzi, no, è come quelli che scrivevano: ma Santina è tutto finto. No, Santina è vera, se no non sarebbe. È un diamante, ragazzi, non si trova tutti i giorni, ma quando lo trovi sei ricco. Ovvio.
poi sfumerà anche lui, morirà in un campo divorato da qualche bestia. A me certo lo sclero. Sì. Io scommetto sull'infarto, 40 euro. Chi la copre? Sembra il gabibbo, eh. Cari ascoltatori, il weekend si avvicina e uno del gruppo necessita del vostro aiuto. Paolo Nois sta cercando di entrare in contatto con Reinhold Messner perché lo vorrebbe come guida alpina per la prossima scampagnata sulle colline di Scarpino. Aiutiamolo.